Buongiorno a tutti, sono lo chef Massimo Spallino del ristorante alla vecchia stazione di Canove di Roana, nell'alto piano di Asiago. Sono qui per presentare un fish and chips fatto interpretato a modo mio con dei pomodorini pachino di sapori dintorni Conad. Gli ingredienti per 4 persone sono 20 pomodorini pachino sapori dintorni Conad, 16 gamberi, 2 zucchine, 2 patate, 100 g di farina 00, dei peperoncini, del sale e del pepe. Ed è necessario circa 1 litro di olio di semi di girasole. La prima operazione da fare per lo svolgimento di questa ricetta qual è? Quella di preparare le nostre verdure. Quindi partiamo dai pomodorini pachino, li tagliamo lasciando il picciolo in questo modo, per poi andare a friggerli con il picciolo per dare un po' di tono di colore verde. Prepariamo la zucchina. Allora tagliamo la parte, la testa e la coda della zucchina. Con l'utilizzo di una mandolina o di un coltello, stando molto attenti soprattutto a casa, andiamo a fare questa operazione: tagliare in modo molto sottile le zucchine per poi andare a friggerle e fare tipo dei cracker di zucchina. E la stessa operazione andiamo a farla con la patata. La patata io la lascio con la buccia e andiamo a tagliare a rondelle sottili anche la patata. Ecco qui. Il secondo passaggio fondamentale di questa ricetta qual è? Quello di preriscaldare l'olio e successivamente andare a preparare i nostri gamberi. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo togliere il guscio della coda in questo modo. Dopodiché, utilizzando uno stecchino, andiamo a togliere la parte sabbiosa che si trova all'interno della coda e andiamo a sfilare la parte sabbiosa contenuta. Andiamo già a metterli nella nostra farina e facciamo la stessa operazione con tutti i gamberi. Andiamo a controllare la temperatura dell'olio, sempre utilizzando uno stecchino. L'olio non è ancora pronto perché le bollicine che dovrebbero salire immergendo lo stecchino di legno non salgono, quindi l'olio non è ancora in temperatura. Nel frattempo andiamo a fare un altro passaggio importante, che è quello di immergere le fettine di patata in un po' d'acqua per qualche minuto. Per qualche minuto perché? Perché in questo sistema noi andiamo a togliere il talco contenuto all'interno della patata. Con l'aiuto di una pinza le teniamo mescolate all'interno dell'acqua, che così proprio il talco in eccesso se ne va. Dopodiché le scoliamo e le mettiamo ad asciugare in un pezzettino di carta assorbente in questo sistema. Ricontrolliamo l'olio e ci siamo con la temperatura. Quindi andiamo a friggere il prodotto, la verdura, che ci mette più tempo di cottura. Allora, immergiamo la patata in modo da dare una prima sbianchitura in olio. La patata la facciamo in 2 cotture, una cucina e una da croccantezza alla patata. Ecco qua, aspettiamo qualche minuto. Allora, la prima sbianchitura delle patate l'abbiamo conclusa, eccole qua. Praticamente cosa succede? Quando vediamo che nell'olio la patata inizia ad intenerirsi, ad essere un po' flessibile, non essere più dura, croccante, quel senso di croccantezza, la patata è pronta, la lasciamo riposare un attimino e andiamo avanti con la cottura dei pomodorini pachino. E siccome i tempi di cottura sono abbastanza diversi, noi possiamo già immergere anche le zucchine. Così il pomodorino resta nella parte bassa della pentola, mentre la zucchina risale, torna a galla e abbiamo ottimizzato i tempi per la cottura. Quindi procediamo con la cottura del pomodoro, procediamo con la cottura della zucchina nello stesso momento e in 2 parti completamente distinte dalla pentola. I pomodorini sono cotti. Nel frattempo possiamo fare la stessa identica cosa immergendo i peperoncini. Friggiamo dei peperoncini, i chili rossi, quelli piccantini.
Allora, anche le zucchine sono pronte. Allora le scoliamo, le mettiamo bene ad asciugare. E in questo modo, asciugandole bene dal fritto, dall'olio, anche abbiamo anche le verdure belle, sane, croccanti e senza essere pesanti. Rimettiamo le patate a cuocere, dopo averle sbianchite, adesso gli diamo la croccantezza anche alle patate. Dopo pochi secondi, con l'olio bello caldo, dopo averle già sbianchite e averle scolate dal talco, le patate sono pronte, sono belle croccantine, prendono questo colore dorato. Eccole qua. E prepariamo i gamberi ben infarinati. A questo punto andiamo a completare la nostra ricetta immergendo anche i gamberi nell'olio. Teniamo sempre mescolati all'interno dell'olio, stando attenti a non rompere, non rovinare la parte della coda della testa. E a questo punto abbiamo i gamberi pronti. Allora, andiamo a disporre i gamberi nel piatto. Io cerco sempre di dare volume al piatto, quindi dando una forma un po' più accattivante. Andiamo a mettere i nostri pomodorini pachino, sapori e dintorni Copland. Andiamo a mettere le nostre chips di zucchina, le nostre chips di patate, dei peperoncini per dare un po' di piccante a tutti questi gusti dolci e il nostro rametto di timo fritto. Andiamo a salare e il pepe lo metto solo di guarnizione nel lato. Il nostro fish and chips con i pomodorini pachino, sapore di dintorni Conad, è pronto e buon appetito a tutti!